castagna belle mundo è, c'è le castagne belle mundo è. Buonasera a tutti e di nuovo benvenuti in questo gioiello in Mercogliano, praticamente la dimora del nostro abate Vivoglio di Montevergine, però ovviamente di tutti i padri benedettini di Montevergine. Voglio avvicinarmi ovviamente all'abate, che deve dare innanzitutto il benvenuto a tutti gli ospiti che sono venuti da fuori. Oltretutto dovete benedire i nostri premi, perché come vedete sono tutti premi religiosi. Bene. E intanto che smontano, scusate, faccio parlare l'abate e vi do un attestato di riconoscimento. Bene, buonasera, benvenuti in questo luogo che non è la dimora dell'abate, è un palazzo abbaziale dove risiede l'abate con una comunità monastica. Non sto a dilungarmi troppo su quella che è la storia di questo paese, però veramente è con gioia che questa sera vi ospito per questa quinta edizione. Ecco. E sempre ai tuoi piedi, perché siamo ai piedi del santuario della montagna. Ed è bello perché tutto quello che riguarda la Madonna, tutte le iniziative che riguardano la Madonna, trovano una sua concreta adesione da parte mia e da parte anche della comunità. È bello anche vedere come voi siete qua come artisti, come poeti, che vi siete un poco cimentati, scusate la parola un poco, ecco, in questo possiamo dire è un concorso a tutti gli effetti. E dicevo stamattina agli organizzatori, dicevo proprio questo, è bello farlo sapere anche a livello già nazionale, però attraverso quello che è il bollettino del santuario di Montevergine, perché questo arriva nelle case di tanti pellegrini, e quando i pellegrini leggono qualche poesia o un racconto o vedono qualche opera che riguarda la Madonna, sono sempre contenti. Quindi l'augurio mio è quello che questo concorso possa proseguire negli anni a venire, migliorando, consolidandosi e crescendo anche. Mi dispiace, devo andare via perché c'ho una celebrazione, non ci siamo incontrati con gli orari, c'ho una celebrazione a Serino proprio in una festa della Madonna di Montevergine, qui sono stato invitato e non posso mancare, infatti devo correre subito. L'occasione è un piccolo omaggio della grazie, nostra, grazie. Della nostra associazione. Grazie. E ecco, ovviamente benedite un po' anche tutte le altre cose che abbiamo qui. Beh, a me veramente noi benediciamo le persone, è meglio benedire le persone, ma anche chi porta a casa forse, oggetto religioso. È più bello benedire le persone. Certamente che, ecco, sì, prego. Gli oggetti si benedicono attraverso le persone benedette. Certo, okay, solito. Quando si porta un ciondolo benedetto, ma noi benediciamo la persona, non benediciamo l'oggetto. Quindi
La benedizione di Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, su tutti i vostri cari, e che veramente la Madonna di Montevergine possa accompagnarci per tutta la nostra vita. Grazie anche per la devozione e la fede che dimostrate nelle vostre opere. Grazie. Grazie. Grazie dal cuore. Grazie dal cuore. Non vi preoccupate, già il fatto che siamo qui. Il sindaco mica viene con voi, no? Mi allontano veramente 20 minuti e poi torno. E vuoi fare pure tu il saluto? Intanto io voglio liberare i ragazzi perché sennò quelli mi linciano. Liberiamo i tribus onore, chiamiamo il capo dei capi, diciamo, va. Tutti in grado. Un ricordo e un pensiero per ciascuno. Siete tre, ho visto. Una foto, chi ce la fa veloce? Una foto? Grazie. Ma non manca la bada, ma che è tutto live, non ci fate caso. Veloce veloce. No, l'hai avuta la per foto. Chi non ci conosce, io so così, sono proprio veloce veloce. Quindi una foto? Prego. Fabio. Ok. Speriamo che il vento non fai dispetti proprio oggi, mannaggia. Ok, perfetto, grazie ancora. Grazie per questo bellissimo ingresso che ovviamente accompagna la nostra edizione. Allora vorrei ovviamente vicino a me il sindaco, qualcuno l'ha visto già a pranzo, ci è venuto a salutare, ed è Vittorio D'Alessio, l'avvocato D'Alessio, che grazie a lui, grazie alla nostra presidente della Proloco, siamo qui questa sera. In questa bellissima location, è un mio sogno dalla prima edizione e alla quinta finalmente siamo passati qua. Ringraziamo il Presidente della Proloco perché se era per il Sindaco questa location non la concedeva l'Abate, visto che siamo un po' cane e gatto. Il tuo sorriso lo dice tutta, noi siamo con te. Saremo sempre al tuo fianco, grazie. Ai piedi della Madonna sicuramente. Assolutamente, questa era bella l'idea. Questa location è una location che poi rende ancora migliore ogni evento. Un paradiso, sta mantenendo il tempo, manterrà, abbiamo fatto il patto con l'osservatore meteorologico di Montevergine. Ti ringrazio della tua, come dire, vicinanza anche a Mercogliano, perché organizzare questi eventi culturali sul nostro territorio non ci fa che altro che bene, perché l'ho detto l'anno scorso, lo ripeto quest'anno, abbiamo puntato molto sulla cultura, abbiamo puntato molto su questi tipi di eventi, con l'augurio che possano essere sempre eventi che vanno a migliorarsi come quest'anno. L'anno scorso abbiamo fatto una chiesa, forse bella, ma questa è un'altra storia, una storia importante. E ringrazio, collegata a Montevergine, poi ce l'abbiamo proprio dietro alle nostre spalle. E ringrazio, ripeto, anch'io l'Abate per aver concesso alla Proloco questa location. Io mi allontano esattamente 20 minuti per ritorno, quindi ti faccio... Non ti do niente apposta. No, io starò qua, andrò con la mia macchina proprio perché così lascerò l'Abate di stare più tranquillo e tornerò a strettissimo giro. Perfetto. Bocca al lupo a tutti. A proposito. Grazie. Ovviamente un saluto già l'avete vista stamattina dalla presenza della Proloco, il mio braccio destro è stato in questa avventura veramente straordinaria, l'ho vista anche tu questa resa tranquilla Melina Cipea. E quindi voglio un saluto anche da parte tua per gli ospiti che non c'erano. Buonasera a tutti, bentrovati agli ospiti di stamattina, è stata una bellissima mattinata, almeno io ho vissuto delle belle emozioni a partire dalla funicolare fino a tutte le visite per le quali ringrazio la nostra Alessandra Fusco, che credo abbiate apprezzato appieno sia nelle spiegazioni sia insomma nell'empatia nel trasmettervi quello che rappresenta Montevergine per tutti noi. Io chiaramente ringrazio come ogni anno Lucia, la sua energia e la sua capacità di coinvolgerci all'interno delle iniziative di Acipea. Sono molto contenta che quest'anno siamo qui, ringrazio naturalmente Sua Eccellenza l'Abate e tutta la comunità benedettina che naturalmente disturbiamo quando veniamo.
E quindi vi ringrazio, perché poter godere di questa atmosfera non è per tutti gli eventi, quindi è davvero un dono speciale per noi. Vi invito, per chi non lo ha fatto, a alzare gli occhi quando entrate nel Palazzo Abbaziale. Alessandra forse a qualcuno ha spiegato quello che è l'affresco, che è appunto sulla volta d'ingresso dell'abbazia, che è appena stato restaurato. Vi invito a farlo, anche a fotografarlo semmai, perché lì dentro ci sono tanti elementi che raccontano la storia di Montevergine. Allora, grazie a tutti, spero che sia una bella serata e che l'anno prossimo possiate tornare tutti, anche magari portare alle vostre famiglie, ai vostri amici, un racconto di Mercogliano e di Montevergine che possa invogliarvi magari a trascorrere altri due giorni qui l'anno prossimo insieme a voi e insieme a noi, naturalmente. Assolutamente sì. Anche perché l'anno prossimo facciamo qualche altra sorpresa, se no certo, sarà Lucia chi la sente. Grazie a tutti. Grazie a te, straordinario. Grazie. Ovviamente voglio, per un saluto qui vicino a noi, visto che abbiamo avuto l'onore di averlo qui, il comandante dei carabinieri George Del Grosso, per un saluto. Quindi abbiamo anche questo onore, questo privilegio di avere un'istituzione così alta anche per il nostro concorso, quindi veramente la ringraziamo. Eccolo qui. E poi è un bel comandante, scusate. troppo buona, grazie davvero. Un saluto a voi tutti. Io mi pregio di avere tra le mie fila un associato vostro, che è Gerardo Landi. Sì, probabilmente non lo sapete, è andato via perché era impegnato in altro servizio. Complimenti a voi. Ho avuto modo anche di leggere una poesia da parte di, non ricordo adesso il nome, un amico che ha dedicato una poesia all'Arma dei Carabinieri. Mi complimento davvero. Italiano, sicuramente è lui. Molto bella, molto bella. E come ho detto, delle estemporanee straordinarie. Ho riconosciuto in quelle parole la mia vita. Davvero complimenti a voi, in bocca al lupo per i partecipanti al concorso e una buona serata a tutti. Grazie, grazie a tutti. A noi lo omaggiamo per un'antologia. Così ci segue attraverso le poesie. Ok, grazie, grazie ancora. Ovviamente vi faccio un po' la presentazione della... Ah, ecco, c'è Padre Diodato. Vieni, Padre Diodato, subito un saluto al volo, perché so che vai via. Non poteva mancare, è stata la prima edizione e quindi è sempre qui con noi Padre Diodato Maria Fasano. Praticamente chi è via Trivalda lo conosce bene. Felicissima, felicissima, grazie. Grazie per essere venuta anche per poco, ma essere qui per noi è fondamentale. Per chi non lo sa, io ho conosciuto Padre Diodato 16 anni praticamente. Era un periodo particolare, volevo diventare suora e Montevergine è stato praticamente particolare per noi, perché andavamo a Montevergine, c'è pure Carolina, anche lei faceva parte di questo gruppo, però poi la vita, vedete, ci porta da tutt'altra parte. E io dico sempre che poi alla fine ci vengono a pescare, se c'è del buono in noi, Gesù, Maria, ci vengono a cercare dove stiamo. E noi ci siamo incontrati nel Cilento, per caso. E se stiamo qua e stiamo facendo un concorso religioso, dico, c'è qualcosa di bello che hanno pensato per noi. Gira e gira, Lucia, sempre ai piedi e nel cuore della Madonna sei arrivata. Sì. Quindi sì, e buonasera a tutti loro, alla cara Lucia, alla Cipea. E saluto il sindaco, il comandante. E un mio saluto fraterno al nostro caro abate, ci siamo salutati e incrociati mentre correva e io arrivavo. E come no, diverse volte. E quindi, caro Lucia, le vie del Signore sono sempre infinite. E come francescano del cuore immacolato di Maria, sì, posso sottolineare che il tuo cammino è stato sempre verso l'alto. E quindi complimenti ancora per questa pregevole iniziativa, questo quinto concorso di poesia e di arte. E la poesia e l'arte sono, scintille della sapienza divina, sono irradiazioni della bellezza di Dio, la bellezza di Dio che rifulge in tutto ciò che ha il sapore dell'arte vera e della vera poesia. Io so, appunto, è il quinto incontro, che voi siete espressione della bellezza dell'arte e della finezza
dei sentimenti che albergano nel cuore dell'uomo, quei sentimenti che diventano supplica, orazione e speranza. Vogliate essere sempre così? Oggi il mondo, noi nel mondo, abbiamo bisogno di poesia, abbiamo bisogno della bellezza. L'arte, la poesia possono essere, e lo sono, ci crediamo, e come Francescano in modo particolare, no? Il cantico delle creature, chi non lo conosce, chi non lo canta e non lo inneggia. Quindi vogliate essere sempre più questo raggio di sole che si accende nonostante le ombre che aleggiano nei nostri orizzonti. La poesia varca anche il fumo della guerra, vero comandante, no? E la bellezza dei cuori e dei sentimenti non ha paura di nessuna violenza, al di là e al di sopra di ogni violenza, di ogni paura, di ogni malattia. Il cuore dell'uomo ha già vinto quando si ama la bellezza, alla poesia, alla speranza. Quindi Lucia, dobbiamo dirti grazie. Grazie, perché tu sei stoica, no? Stupendamente procedi e gira gira sempre al cuore di questa mamma che ci ha fatto incontrare un po' di giorni fa. Tu ritorni, anzi non ti sei mai allontanata. Davvero complimenti. Ti saluta anche sua Maria Chiara, sta cercando... Ah, ecco, è arrivato, un parcheggio non facile. E purtroppo ci incombe l'obbligo di dover andare per una evenienza non bella, insomma. Lo so. E comunque per ricordo di questa serata non poteva mancare. Grazie. Grazie. Senz'altro, e vedo anche un San Francesco e padre Pio, quindi siamo in sintonia di sentimenti, di fede, di valori. Sì. Un abbraccione. Grazie padre Diodato. Grazie per essere stato qua. Grazie ancora, grazie Sor Maria Chiara, grazie dal cuore. Perfetto. E ovviamente dietro un concorso c'è tanto lavoro, vabbè, si sa, e ci sta ovviamente chi valuta le vostre opere, sia artistiche che poetiche. Quindi vorrei qui la giuria al completo, almeno quelli che sono presenti, e ve li elenco, vengono tutti vicino a me, sono la professoressa Carmelina Di Paolo, oltretutto è la vicepresidente della nostra associazione ACIPEA, la dottoressa Anna Nazzaro, è arrivata Anna? Non c'è. La dottoressa Francesca Falco che è qui, un applauso così perché siete qui grazie anche a loro. Il dottor Giovanni De Girolamo da Foggia, lo voglio qui vicino a me, la professoressa Rosa Bianco che non vedo, ancora non è arrivata, buone cose, grazie ancora, grazie dal cuore, Dio vi benedica, grazie. La professoressa Zizzo, Rosaria Zizzo. Antonio Barracato non c'è perché in Sicilia non è potuto venire. Poi ci sta Renato Marchese, eccolo qui, è un artista. Benedetto Cotella, non so se è arrivato, non c'è, ok, va bene, vi voglio vicino a me. Questa è una grande squadra, sono stata affiancata da questi professionisti. Non è stato facile come tutti gli anni, poi vedrete dall'antologia, vedete, fatto delle bellissime opere, altrettanto solo sono state le opere poetiche, quindi volete dire giusto una parola a ciascuno, ma velocissimi proprio. Cominciamo da qua. Sempre la poesia dobbiamo ringraziare, certo, perché unisce gli animi, le menti e i cuori. Grazie, buona serata. Credo che l'anno scorso. Sognate perché è bello sognare. Sognare, fate bei sogni. Bellissimo, grazie. Io vi dico grazie di aver partecipato e continuate a farlo. Brava. E io invece invito quelli che non lo hanno fatto, perché la poesia è un viatico verso la bellezza, verso la meraviglia, verso lo stupore che ogni giorno noi abbiamo intorno e non vediamo. Siamo tutti poeti in fondo. Sono felice di essere qui ancora una volta, vicino a Lucia che per me è una donna bionica. Niente, sono felice, il posto è bellissimo, speriamo che siano tutti contenti, grazie. Facciamo giusto una foto veloce tutti insieme, ovviamente la vostra, vedi se tu ho sbagliato persona? Ok, questo è tuo e a Renato. Ok, facciamo una foto di gruppo, ho fotografo, non ci sta, come mi fa? Ecco. Uno qualunque. Ah, ecco, ok, grazie. È stato nominato un fotografo ufficiale. Perfetto.
fatto? Aspetta. Sì, ok. Io ho fatto. Gentilissimi. Ok. Grazie, comunque grazie dal cuore a tutti. Grazie mille. E adesso entriamo nel vivo della serata, perché? Perché faremo leggere le vostre opere. Voi in effetti grazie siete mille. Tutti dei potenziali vincitori, voi non sapete in che classifica vi siete posizionati nella scaletta della classifica. Comunque vorrei vedere quelle persone che stanno in piedi, mi fanno l'ansia. Ci sono le sedie, con la signora, visto che so che sei con la signora, vieni direttamente avanti, sono libera dei tuoi posti. La Tripaldese, io lo conosco di vista, adesso lo vedo di persona, c'è la signora sicura, infatti venite avanti, si sono liberati dai posti, è brutto vedervi in piedi. Ok, allora io, prima che entriamo a far declamare tutti gli autori, abbiamo scelto tra il pubblico delle persone che faranno la giuria popolare. Quindi che cosa significa? Che leggeranno tutti gli autori, quindi qui vi dovete spendere la vostra arte, il vostro modo di esporre la vostra poesia. Ovviamente lo faranno solo quelli che sono i finalisti, perché le menzioni dopo ritireranno solo la menzione di merito. E quindi, oltre ad aver il vostro premio e quindi la vostra posizione in classifica, c'è un altro premio in palio, che è quello della giuria popolare. Se lo fate alzare lo facciamo pure vedere, così magari si questo qua è brava, fallo vedere, fai vedere quanto è bello, così almeno ci mettete tutta la vostra enfasi nel dover declamare, perché ovviamente è solo per le poesie, quindi spendetevela questa carta. Ok, allora io prima di iniziare questa bella avventura, abbiamo la giuria qua, Nellina, la signora lì non mi ricordo il nome, la giornalista non la vedo più, è scomparsa, vabbè, ci sta un po' di... la dottoressa qui. Ok, ci sono 5 giurati, quindi... Mi raccomando, voi orecchie aperte, però prima di iniziare do la parola, anzi la manualità, facciamo suonare questo piano che vediamo alla mia sinistra, e c'è la maestra Monica Ceruso, che è venuta apposta per deliziarci, lo hanno fatto in apertura ovviamente in Tribù Sonore, ma lei ci accompagnerà per tutta la serata, anzi a questo punto, a questo proposito vorrei proprio che aprissi le danze, come si suol dire, prego. Cosa ci fai ascoltare? Vai. L'alleluia, benissimo, vai. Bravissima, grazie. E adesso è il momento più bello. Allora, come facciamo per farli declamare? Visto che il leggio cade, tanto per incominciare, noi ci dobbiamo adattare, stiamo fuori. E quindi, come vogliamo fare? Senza leggio, facciamo fare qua vicino? Mi date voi un suggerimento? Allora io vi do... come faccio poi? Non ci sta un altro microfono, vero? Vabbè, glielo do io in mano. Vi piace declamare qua vicino a me? Non vi faccio intimorire per niente, ve lo assicuro. Ok? Ok, allora incomincio dalla prima poesia nella sezione A. Quindi dedicate alla Madonna. Parliamo di Caprione Eva. Dovrebbe esserci. Eccola qua. Io la conosco pure adesso, quindi non vi conosco, alcuni vi conosco oggi. Bellissima. Leggerà La Bella Madre. Mi raccomando. Ma che... Se non sono emozionata io, figuratevi. Quindi vi dovete preoccupare se sono emozionata io. Non sono emozionata per niente, si vede. Quindi con tutta la serenità. Anzi, guarda il pubblico perché loro ti voteranno, ok? Vai. La bella madre, nascosto dietro al muro della disperazione, dove la morte mi tiene in ginocchio. Il freddo mi incatena, l'angoscia mi trapassa il cuore, sento vicino i tuoi passi, oh madre, e mentre penso di invocarti, mi accorgo di averti vicino, ad asciugare le mie lacrime con le tue mani dolci e soavi. Le stesse che sotto la croce non vollero asciugare le tue, che a terra cadevano col sangue di Gesù, a generare l'umanità bella, e seppur tremanti, sempre giunte rimanevano a custodirla. Allora come ora, in un mondo da rifare, dove gli uomini si perdono e si disperdono, la disperazione non potrà mai sopraffarli,
perché hanno la certezza di ritrovarsi sempre nello stesso posto, nelle mani giunte di Maria. Grazie. Allora, io prima che vai via, vedi c'è uno scatolino lì con dei confetti azzurri, perché non so, qualcuno avrà saputo, non ha ancora 48 ore, il mio quarto nipotino, e quindi ho portato dei confetti per augurio. Quindi quando venite, leggete, vedete una confettina e ve ne andate. Se tenete la compagnia a fianco, ovviamente anziché uno, più di uno, e quindi fate addolcire tutti, ok? Ci vediamo dopo, grazie. Allora, la seconda poesia invece è di Maria Clotilde Kundari, con la poesia O rimorso. Eccola qua, quindi poesia in vernacolo per la Madonna. Vediamo cosa ci leggerà. Tu non sei per niente timida, lo sappiamo. Se volete io vi faccio dalle... quasi quasi ci metto le leggio vicino, però ogni volta togliermi sta facendo il servizio. Io parlo ad alta voce, scusatemi. Ho rimorso. Con un raggio di sole tinta all'occhio, a regina do cielo pare che luceva questa fanutà. Quasi mi chiamava e mi mise in ginocchio, scornosa, annanza essa, a priar. O saggio, già che stai pensando in me, tinto sonno che la voce lontana m'ha consumata a capa, o sai perché? Mi arriva in notte, buttando la mano, mi squieta e mi fa sospirare, che è la voce crudele del rimorso, che a me in annanza non sospira più. È così, mi stringe in petto con un morso come mo stai facendo tu. Proprio far ricordare che ha già sbagliato, ma per lei non mi fa pensare, perciò ti sto chiedendo a tutto ciato. E stendere la mano e mi aiuta. O saccia buona che ho pentimento non abbasta quando si fa l'infamità, maronna mia, vide sto cuore come chiagna e la bocca si è asciuttata propria. Ma voleste sapere se mi credete. Io vi cerco scusa. Che dicite? Un raggio di sole si spegnette. Dinta l'occhio da Maronna e io appaurata, ma su sette provando dinto cuore tutto scorno. Ma poi manch'io saggio. Ma parette all'improvviso e ci vede in faccia un sorriso. Ma parette che mi scippò una lacrima e speranza, come a un ricamo un coppo cuore. A così capette che mi aveva perdonata. Perché aveva creduto in mie preghiere. E allora mi manai andenucchiata, che agnagna nata tutta, annanzi i piedi. Grazie, anzi lei ha partecipato anche con la sua arte, perché è anche un'artista, e la facciamo vedere, ed è questa maglietta con la Madonna di Montevergine. Eccola qua, quindi un applauso doppio a questa artista poliedrica che ci friggiamo di averla nella nostra associazione. Grazie. Prendi i confetti anche per tuo marito Emilia. Ok, passiamo al terzo poeta che è De Simone Antonio. Da Salerno c'è, sicuro l'ho visto. De Simone, eccolo qua. Vieni. E ci declamerà Madonna di Montevergine. Eccolo qua. Abbiamo anche il microfono. Perfetto, ve lo selezionate in base alla... Madonna. Portalo qua, Narita, mettilo là, vicino alla... Prego. No, la poesia vuoi... Non sai declamare, vuoi che te la declama qualcuno? Teniamo la declamatrice, come vuoi. Ci provo. Ok, ci devi provare, tu devi emozionare, ci no? Ci provo. Vai. Madonna di Montevergine, Madre Santa, dall'amore profondo, che allievi le pene del mondo, accogli i tuoi figli nella tua casa, lascia che si inginocchino in preghiera, sotto il tabernacolo, a contemplare l'icona della tua immagine sacra
le pintano i colori. Madre, benedetta da Dio, che provassi anche tu il dolore, spandendo con le tue lacrime la fede e l'amore, senza mai riservare rancore. Infondi la speranza a chi ti ama tanto e si pone con la fede in te nella sofferenza. Lascia che ti preghino e ti parlino, come farebbero i figli con la mamma. Ascolta le loro pene con indulgenza. Allevia il loro cuore con la speranza che versando le loro lacrime nella preghiera possano per fede in te aver sollievo. Ascolta il loro cuore, Madonna Santa. Benissimo, grazie. Prendi il confetto, i confetti se ci sta stessa in compagnia sicuramente. E adesso è il momento di Cecilia Tangredi da Sturno, c'è sicuro, eccolo qua, con la poesia Preghiera alla Madonna di una mamma russa e una mamma ucraina. Prego. Volete declamare dall'antologia, ma abbiamo anche la poesia, abbiamo portato tutto e siamo fornitissimi. Perfetto, prego. Ok, prego. Ma abbassano poco, no? Non tutti sono altissimi. Preghiera alla Madonna di una mamma russa e una mamma ucraina. Mamma russa. Mio figlio è partito per la guerra e da quel giorno non ho più notizie. Tu che hai perduto il figlio tuo diletto, tu sola puoi capire l'angoscia e il pianto che da 3 mesi straziano il mio cuore. Forse ti sembrerò troppo egoista se penso a me e le altre mamme ignoro. Ma come te un solo figlio avevo e ancora non so se egli sia vivo o morto. Mamma ucraina, la guerra è l'arma usata dal demonio che va cercando nuovi peccatori e punta sui ragazzi di 20 anni per rafforzare la schiera di dannati. Mio figlio non aveva mai sparato, sa usare solo l'arma del perdono e dai nemici mai lanciò una pietra, ma solamente dei cioccolatini o messaggini con il cellulare. Le due mamme assieme. Noi immaginiamo quanto avrai sofferto quando Gesù l'hai visto appeso in croce. Sappiamo quale fu l'atroce strazio per l'innocente condannato a morte dai farisei e dal suo stesso padre. Ma tu almeno l'hai baciato tanto e tanto ancora l'hai pianto nel sepolcro. Perciò se i nostri figli sono già morti, almeno aiutaci a trovarne i corpi. Mamma mia, veramente, più attuale di così si muore, grazie, grazie ancora. È il momento di Pietro Loredana da Napoli con Lettera alla Vergine Maria, eccola qui, bellissima. Dopo vi spaciucchio tutti, non mi dite niente, non faccio riuscito a salutare, io di solito mi piace che... Prego, eccola qua. Vai, la giuria sta facendo il suo lavoro, sì? Bravi. Lettera alla Vergine Maria. Scusatemi un attimo, ma voi sentite bene lì in fondo? Io mi sento più con sto microfono. Sentite bene? Ok, perfetto, vai, vai. Non ho detto niente. Come mi piace, Maria, il tuo tocco leggero. Come piuma, si posa sugli sguardi che sfocano in corrugati atomi d'assenza e di silenzio. E si fa vento, che li porta su 1000 più volte. E dal paradiso li riporta poi in terra. Eppure è ostinato l'uomo che sa del tuo pianto sotto la croce. Oh madre mia, dietro alle nostre porte il buio è pronto a venire. Debole il canto dell'usignolo e sempre meno la chioccia cova i suoi pulcini. Ma io so che non t'arrendi a questo passo lento che inciampa in viscidi sentieri, in disegni sempre più astratti che rimandano a un domani che non sarà più nostro e che di nuove ragioni mi vesti lungo il cammino dei mancati respiri, di contrarie, volubili ragioni intorpidite nelle intricate vie del tempo. Non so se sto sognando o tutto è vero, se schiava di lucida follia o irriverente, è la mano che agguerrita si posa sul prezioso puzzle della vita che ci ha donato Dio. Grido a noi, Maria, che fuggendo sottovoce l'odio, seppelliamo l'unicità di questa vita. Libera i torvi pensieri
imbrigliati negli impervi sentieri dell'anima e falli planare sulle più dolci radure dei cuori, prima che la terra diventi cristallo. Bellissima, complimenti, grazie, grazie a te. Certo, certo che sì, tanto non la declamiamo più, sicuro. E adesso è il momento di Guadagno Teresa da Acquara, Salerno. Eccola qua, bellissima, con Abbi cura. Prego. Abbi cura, madre mia, di ogni creatura che vestita di fragilità cade ogni giorno in spietato lusus di odio e rancore, vivendo questo tempo nell'oscurità, spoglio dell'amore che attraverso tuo figlio sempre ci arricchisce. Offuscati dall'opacità non vediamo, non amiamo, non porgiamo l'altra guancia, mentre tu perennemente ci indichi la via. Offrici, madre, la gioia del perdono, come incanto disarmante, come caldo pneuma, come tenero abbraccio di redenzione. Sii tu guida sicura che risveglia i cuori, avvolgendoli di rugiada, impregnata della dolcezza del dono. Fa che la tua brezza costante e salvifica diventi festosità di voli di rondini o di stridio di falchi, a recarci nuova meraviglia. E quei raggi di sole che ci illuminano sono luce che acceca e accarezzano l'anima. Insegnaci a essere faro, riva di dolcezza e fratelli nella franchezza. Tu che sei aurora splendente, abbraccio amorevole, culla d'amore, abbi cura, Maria, con pietà infinita, perché sei tu la madre della vita. Bellissima, complimenti, grazie. E adesso è il momento di Iannuzzi Gennaro, eccolo qua, da Volla, con Mamma Schiavona. Prego. I confetti non li state prendendo, dopo magari li prendete tutti insieme, scusa. Grazie alla vita, serena o complicata, e grazie a Dio per averla ricevuta. Grazie ai miei limiti, alle mie imperfezioni, grazie alle mie cocenti delusioni. Grazie alle paure, grazie al coraggio, da sempre, miei fedeli compagni di viaggio. Grazie alle gioie e grazie ai dolori. Grazie ai vinti e grazie ai vincitori. Grazie a chi Dio l'ha da poco trovato e grazie a chi non l'ha ancora incontrato. Grazie a chi predica il seme della ragione, seminando amore in ogni direzione. Grazie a chi, evitando l'eccesso, gusta la libertà di vivere se stesso. Grazie, Madonna, che sciogli catene e permette a chiunque di vivere il bene. Grazie alla dolcezza, grazie agli amori, grazie al donarsi senza remore e timori. Grazie alle tue guance dal loro rossore. Grazie a te, mio unico amore. Grazie, Madonna senza bandiere. Grazie all'amore senza muri e né frontiere. Grazie. Grazie, grazie a te. Complimenti. E adesso è il momento di Rosaria Lobono, da Termini Merese, con la poesia Madunnuzza mia, aiutami a perdonare. Spero di aver detto bene il siciliano. Ok, prego. Madunnuzza mia, aiutami a perdonare. Di quando a giorna, a quando scura, o l'uscio d'osule o chiddo da luna, fora di sti quattro mura volesse gridare a tutto lo mondo le mie grandi pene, contare a tutti lo mio grande tormento, di quando, uomini, malacarne, tanno momento, chiurero per sempre gli occhi di mio figlio, vita della mia vita, prezioso giglio. Ma vi lasciata, non posso gridare, la gente mi pigliasse per fodde, non può capire,
Solo tu, madunnuzza bedda, mi può compatire. Tu, che avidisti lo figlio tuo benedetto, marturiato, entrò da croce poi inquivato. Io, me figlio, lume sangue, sciato di lume sciato, lo vitti sopra i balati di nasciata, morto, ammazzato. Lo sangue di Cristo, semi alle tue lacrime, e a chiedi di lo cielo, di lo calvario scinneva. Chiedo di me figlio, noi anco l'insolo tinceva, mentre dince alle me vine scorrevano raggia e pene. Oh, madonnuzza mia, non posso gridare, to silenzio di la notte non mi resta che priare. Ca, addinocchiata alle tue pedi, aiutami a perdonare, io non conosco l'odio e manco lo rancore, e a tutti hai dispensato solo e sempre tanto amore. Di buono buono, sì, solo vento, forte sta sciusciando, forse, madonnuzza mia, sì tu che mi stai abbracciando. Ti prego, madre dallo cuore grande, abbraccia all'uto petto me figlio, dacci amore, che non sentissi freddo, lontano du me cuore. Bellissima, complimenti, anche se siciliana credo che si sia capito tutto, vero? Bravissima. E adesso è il momento di Maria Assunta Maglio, viene da Favara, Agrigento, ed è qui con noi per declamare Signora di Lumonti. Ecco, pure io faccio proprio allenamento. Signora di Lumonti, stamattina siamo andati. Aspetta, ti do proprio il microfono. Ecco, fine tu scendi. Signora di Lumonti, l'occhi si posano in questo mondo d'amore. Un miracolo ti voglio addomandare. O regina do mondo e stigia do mare. Disarma le menti delle tinte pensieri e le mani che stringono arme, che servono per lo potere e tanti innocenti ammazzare. Prego alle tue pedi, mentre nasci lo sole, in questo giorno di sofferenza e dolore. O luci che giuma la vita, allontana le tenebre che sono tante, leva l'angoscia che mise radice in tutti i campi. Donaci la pace per vivere in serenità, donaci la forza per nerire in terra ogni volta che cademo e lo male in sotterra. Lo cuore e l'armuzza ti consegno, madre mia, non ti manca l'amore. Come vidi, in questa terra c'è l'inferno, regna lo scanto, ogni minuto è patire e doloroso lamento. C'è la guerra e carestia, c'è tanta calamità e terribile epidemia. Porgi sta preghiera a tuo figlio per redimere l'umanità da ogni periglio. L'amore vostro è l'anno assai, salvate lo mondo, che giorno dopo giorno morino carose e nonne, padri e mamme. Bellissima, complimenti, brava. E adesso è il momento di un'altra siciliana, qua la Sicilia oggi è grande, quindi abbiamo Cetti Verrone, viene da Messina, e con la poesia A te, Vergine Madre. Eccola qua, bellissima come sempre. Applauso. Fate sentire il calore dei vostri applausi. Siamo in diretta Facebook, non ve l'ho detto, ma siamo in diretta Facebook, quindi metteteci tutta la vostra passione anche per questo, perché chi ci ascolta da casa sicuramente sarà felice. Prego. Vai. Mi nutro del tuo amore, Vergine Madre, mi avvolgi con la tua infinita bontà. Nei giorni bui mi conforti e mi consoli, nella tristezza panacea per il mio cuore. Perdona chi ti disprezza, chi non ti ama. Meschinità e odio, invidia e rancore nutrono gli animi aridi. Proteggi chi a te si affida, siamo tutti figli tuoi, volte ingrati, fragili come fuscelli al vento. Lava le offese, insegnaci a perdonare come tu hai perdonato. Imploro la tua misericordia, con te accanto vedrò la luce, tu, mio luminoso faro.
Intercedi per me con il tuo santo figlio morto in croce per noi. Hai poggiato tante volte le tue mani sul tuo grembo di donna e di madre, come tante madri per amore dei figli. Dalle vetrate colorate della chiesa filtrano raggi di sole e illuminano il tuo volto. Osservo le tue lacrime, versate per il dolore immenso, trafitto il tuo petto. Puoi solo donare conforto. Fingo felicità. Sorrido e indosso la mia maschera, recito la mia parte. Al tuo cospetto si rinfranca e si placa il mio cuore in tumulto. In te trovo sostegno e le lacrime ora sono solo di gioia per la ritrovata pace. Bellissima, complimenti, come sempre, brava. Prendete i confetti, se avete pure uno languorino, insomma, sembrano confettino, sempre piacevole. Uno confetto. Ok, adesso è il momento di Stefania Siani, viene da Cava dei Tirreni, eccola qui, con il silenzio dell'assenza. Prego. Madonna dell'Avvocata, in queste lunghe notti dove ho smarrito la strada, tutto somiglia ad erba nera e il vento gioca per ore a trascinare nubi di polvere grigia che copre ogni pensiero. Vorrei dissetarmi di gocce di pace, di oblio che culli la mente stanca, di balsamo che sciolga ritorti pensieri. Ai tuoi piedi mi inginocchio e prego di trovare il perdono. Combatto coi ricordi e col silenzio di un'assenza dolorosa. Chiedo perdono per tutte le volte che da figlia ribelle e cocciuta ho indossato maschere di indifferenza e orgoglio. Volevo essere forte, fare a meno dell'amore di colei che mi aveva dato la vita. Tra le tue mani porgo una preghiera. Tu che sei madre mia e madre di mia madre, accogli il mio pensiero, abbracciala per me e dille perdonami, mamma, per non aver compreso la portata del tuo amore. Tra la luce delle candele possa salire a te la mia preghiera, perché il solerte destino ha chiuso in fretta la porta e il silenzio ha spento le mie parole. Bellissima, complimenti, grazie. E adesso è il momento di una tripaldese, finalmente lo conosco di persona. Siamo di Atripalda, ma non ci siamo mai incrociati praticamente. Ma su Facebook sì. Ci siamo incrociati, ma forse più con te, ma con lui non ho avuto ancora modo. Complimenti perché ti sto seguendo, non sapevo che avevamo un altro poeta ad Atripalda, ben venga, insomma. Comunque con passo dopo passo, Vecchione Claudio, prego. Passo dopo passo salgo su per il sentiero. Una goccia di sudore cala dalla fronte e un solco di fatica segna il mio viso. Guardo il sole che si alza all'orizzonte. Mi fermo, mi siedo e un sorso d'acqua mi ristora rinfrescandomi la membra. Come una foglia rinvigorisce alla carezza della rugiada al mattino, così il mio corpo si rianima. Nel mostrarsi al tuo sguardo benevolo e la mia anima si specchia nei tuoi splendidi occhi neri lucenti. Sei lì a vigilare il sentiero tortuoso che dalla valle accompagna i passi del viandante, tra i colori di un'alba d'estate e il freddo pungente dei lunghi tramonti. Dai forza e vigore alla nostra terra. Il tuo sguardo protegge l'anima e ristora le membra stanche all'ombra del grande faggio. Sei colei che tutto concede e che tutto perdona. Complimenti, molto bella. Questo è proprio per chi va a Monte Vergine. Chi è della zona sa perfettamente di cosa parliamo. E l'ultima per la sezione A è della poetessa Vignola Iris, viene dalla Spezia, con la poesia Ai sacri tuoi piedi, prostrata. Ce l'abbiamo se la vuoi, eh? Vita con i libri non mi sono avvicinata. Ok, fatto già. Prego. Ai sacri tuoi piedi prostrata, d'abbagliante aureola circonfusa, più fulgida ancora d'aurora radiosa,
nel tuo peregrinar, eccelsa intermediaria ad artefici e vittime d'un mondiale abbruttimento, sei talvolta apparsa rivestita di divino assenso. Ai sacri tuoi piedi, la viscida serpe schiaccianti e l'empireo solcanti, sono stati fratelli del figlio divino, gli altri tuoi figli, i tuoi amati. Li richiami alla pace, alla precia, all'amore, tuttor Sodom sospese nell'aere. Discendi, o pia madre, fra misere vite, a tal dimensione orverta la morte. La benigna tua voce fai udir ancora una volta. O madre adorata, dai giusti osannata, attraverso i materni tuoi occhi sgorga lacrime e dolore per figli andati persi, i quali, imboccando l'oscuro, abbiurato un lucente cammino. O tu, madre eletta, fra tutte le madri del globo terrestre prescelta, o dei cieli regina di Turchino ammantata, volgi ancora il benevolo sguardo a noi stolti, sì statici, sull'orlo del baratro. Sono a chiedere a te, madre eterna, perché esente da orrida colpa, salvezza. Intermedia, ti invoco, o Maria, madre mia, per l'umana specie dal mal soggiogata, da potere ricchezza, di pace affamata e d'amore assetata. Un'ultima volta soltanto, la volta del mondo, consacra, ti prego, una figlia devota, ai sacri tuoi piedi prostrata, che a te sia affidata e perpetuo s'affida. Bellissima, emozionata, ti ho sentito, grazie, prego. Ok, abbiamo finito praticamente la parte della sezione A, ne abbiamo un po' in meno per la sezione B, però facciamo una piccola pausa musicale con il maestro Monica Ceruso, che ci delizierà sicuramente con un pezzo, e lo facciamo dire a lei con cosa. Un angelo con incontro con Dio viene da Sciara, Palermo, quindi la Sicilia proprio ha fatto mambassa, eccolo qua. Vieni con l'antologia, perfetto. Abbiamo fatto lo sbarco dei mille. Sbarco dei mille, bravo. Ecco. Buonasera. Incontro con Dio. Sembra il giorno adatto, nuvoloso, ma caldo come lo è luglio o agosto. Incontrai Dio per caso, tra parole di persone amiche mai incontrate. Lo trovai seduto sui gradini di una cappella della Dolorata, con lo sguardo rivolto verso casa mia. Lo cercavo da tempo, volevo parlare con lui, ma tacevo, come farebbe chi teme di essere condannato. Aveva occhi di luce e sorriso mai dipinto. Mi guardò negli occhi e mi sentii scavare dentro. Decise lui di aprire la porta del mio pianto e disse: conosco il tuo dolore e il soffrir da tempo. Non fu mia scelta toglierti per insano piacere colei che ti avevo promesso e dato ad amare. Hai urlato verso di me mille volte perché volevi sapere perché ti diedi lei che tanto amavi, e poi sei sentito tradito quando me la chiamai. Mille volte ho cercato di spiegarti e dirti, ma eri troppo arrabbiato, come un leone a cui al cucciolo hanno sparato. Sono convinto e ho sbagliato a non dirti che l'aspettavo, il suo tempo era giunto di ritornare a me. Era troppo grande l'amore tuo per lei. Non lo avrei mai pensato che ti dolesse tanto. Sapevo già che era difficile, che si potesse spezzare e non dirti. Lo guardavo mentre mi parlava e io tacevo. Ma non lo avevo mai... Scusate. No, non lo avevo mai incontrato. Credevo fosse un atteggiamento disumano il suo. Fare morire una persona che ami dopo che lui stesso l'aveva creata. Io ne avevo persa una e mi doleva tanto. L'amo ancora e non sai quanto. Chissà quanto soffre lui a cui ogni dì muoiono tanti. Lo aveva già provato tempo fa e si arrabbiò molto, ma l'ira sua tenne a gran freno. Mi sentii colpevole del pensar mal di lui. Aspettò che le due lacrime si asciugassero senza toccar terra. Ci guardammo negli occhi, ognuno versava lacrime solo sue.
Capì che le mie non le aveva volute lui, ma dovette farlo. Mi abbracciò come il migliore dei figli suoi. Gli dissi, abbi cura dell'amore mio, sono certo che ce lo fai. Salì in macchina e da solo lo lasciai sulla scalinata dell'addolorata. Bellissima, bellissima, complimenti. Prego. Adesso è il momento di Nicola Branchi, da Cesinali, da Iello del Sabato, pardon, ho già avvicinato. È un collega, quindi piacevolmente amico, e con la poesia Forte stringerò la tua mano. È arrivato in finale, complimenti e ben arrivato, vai. Forte stringerò la tua mano. Al sol pensiero della morte non trovo pace. Allevio la mia inquietudine pregando speranzoso di poter rincontrare te, mia adorata. Tu, figlia desiderata, oltre l'immaginario dell'amor pieno, prima del tempo lasciasti questo mondo. Anche se malvagia e ingiusta, ingrata, la vita sembra meglio viverla. Nostalgica la mia, prego, al Signore mi rivolgo chiedendo di poter accarezzare quel volto che in vita non mi fu concesso. Spero di poter baciare la tua fronte, pagherò Caronte, traghetterò l'oblio pur di rivedere il tuo viso. Ecco, non più mi spaventa. Il sol pensiero di riabbracciarti alleggerisce la sofferenza. Alla porta chiederò di te il mio primo pensiero, dopo aver chiesto il perdono dei miei peccati terreni. Morte prima o poi giungerà, mi riporterà da te, non lascerò la tua mano, insieme passeggeremo nell'azzurro del ciel sovrano. Bellissima, complimenti. Prego, prego, prego. Adesso è il momento di Cerasuolo Vincenzo, viene da Marigliano, eccolo qui, con la poesia Abba. Poesia? Ce l'abbiamo la poesia? Abba. Eccola qua. Perfetto, grazie. Mettetevi un pochino più vicini, io ho il dubbio che non si sente, perché non forse sono poco sorda io, è possibile. Si sente? Abba. Okay. Tutto quanto da mio padre, perché esse casa generata, piccirillo non ci affidamma essa, e dentro bisogno una mamma spessa. Ma il tempo purtroppo passa, e prima o poi chi se ce l'assa, e ci troviamo sotto all'occhio vela, e sconsolato poi guardiamo in cielo. Ma in cielo c'è sto primo padre, quello che a tempo addio ci ha creato, essa vede e sente tutte chiamate, perché da sempre a noi ci ha amato. Siamo figli suoi, ce l'ha detto Gesù, quando venette rinto tempo blu. Non vi dannate, priate sempre a Dio, che è un padre vostro come un padre mio. Può essere severa, ma è misericordiosa, quando è sbagliata nell'occhio fuso, ma se il tuo cuore fa nascere un sorriso, farà tutto il porto dove la visa. È giusto piangere quando moro padre, ma niente fornisce, non vi disperate. Chiamato prima, facetevi abbracciare, fa basta solo una parola, Abba. Bellissima, complimenti, grazie, perfetto. E adesso è il momento di Matilde d'Amore, eccola qui, viene dall'Aquila, con la poesia Te Deum. Ce l'abbiamo la poesia? Grazie. Vabbè, c'è la poetessa, è venuta fornitissima, è strano perché stanno tutte insieme. Ok, va bene. Vengo io? Belli grandi grandi, perché uno che legge, qui. Certo, perché la poesia si legge. Giusto. Oggi a sera. Grazie, mi legge tu. Sì, ti reggo io. Te reggo io, grazie. Te Deum.
muto il fiume scorre sotto la mestizia di un cielo di ferite e sangue. Piange impavido il passatore su quel calvario e spari e fuochi oscurano l'aria. Corpi sparsi, ormai trafitti, con l'elmetto in capo, a terra giacciono. In pugno stringono la fame della libertà. Sul collo una piastrina a ricordare il nome, una croce di ferro conficcata fra piaghe già segnate. A te si affidano nell'ultimo respiro di un'ingiustizia traditrice, asciuga degli innocenti il pianto, unguendo sulla pelle spalma. Non sorge l'aurora negli occhi ormai bucati, freddo il cuore, nessuno che lo riscalda, labbra spalmate di fiele e amaro in bocca sale. Benissimo, grazie. Grazie ancora. A dopo. E adesso è il momento di Gargano Alfonso da Salerno, quello che racconta le nostre serate. Sicuramente stasera nascerà un'altra estemporanea. Il comandante qui ha apprezzato la poesia dei carabinieri, prego. È un maestro per questo. Quindi con la poesia San Lorenzo tra sacro e profano, Alfonso Gargano, prego. Rima, grazie. Rima, hai fatto tu la rima questa volta. L'ho fatta ai cacciatori, ma non faccio niente, ecco, qualcosa faccio pure io. San Lorenzo tra sacro e profano. Con Papa Sisto, diacono della fede, nelle catacombe della papale sede, dalla lontana Spagna a pregare, ai poveri e bisognosi aiutare. Ma un editto dell'imperatore Valeriano metteva a morte ogni ministro cristiano. La condanna con crudeltà si eseguiva nelle giornate di calura estiva. Preparato una graticola rovente, con sotto ogni carbone rosso ardente, il giovane San Lorenzo vivo deposto a bruciare come un pezzo d'arrosto. L'azzurro cielo nell'ardere della pelle pianse triste lacrime di stelle. E ancora oggi nella tradizione, nella notte della trasfigurazione, occhi in alto il cielo a scrutare, nel firmamento le stelle a guardare, aspettando col naso all'insù che una stella veloce scenda giù e nella sua scia veloce e cadente un desiderio si esprime nella mente. Bellissima, complimenti, bravo, complimenti. E adesso è il momento di Paolo Landrelli, dalla provincia di Reggio Calabria, con la poesia Beni Signori, prego. Tra siciliano e calabrese è quasi uguale, prego. Beni Signori, ora che a vita diventa un chianata, io penso spesso ai tempi di una volta, quando la gente si intrattenia per strada e io sono in organetto facia rota. Ora che i beni si rendia lo mali e o mali su pa terra si sparpaglia, che a gente buona si tagliaro l'ali e alla gramigna mentono curtaglia, guardo sto mondo come è combinato e volaria pommo mi staio moto. Mi sento solo, quasi rassegnato, penso che oramai tutto è chiumputo. Ora che come meglio si i pensieri zerrigliano ta testa a copiglioni, chi ti andai il bisogno giù da ieri e vengo mo ti prego in ginocchioni. Vene signore mio, quando esti scuro, come una mamma dammi una basata, mi chiudo l'occhio e mo mi sento sicuro, pom posso fare una sonnata. Vene signore mio, quando apro l'occhio, come una mamma fammi una risata e contami lo paro i filastrocchi, un cigno buono che sta tagliornata. Vieni, signore mio, pigliami in brazza, stringimi forte, forte, forte a tia, proteggimi con chissà tua corazza, come facia una volta, mamma mia. Grazie. Complimenti, grazie. E adesso è il momento di Licata Melina, da Favara anche lei, con la poesia Verso la luce. La poesia ce l'abbiamo?
Sì, eccola qua. Hai visto? Tutti si stanno venendo dal microfono mio. È più bella. Buonasera. Verso la luce. La scalata verso la luce è lunga e difficile. Il viaggio per la salvezza è virtuoso. Nella pienezza della fede l'anima si libra in un cielo stellato di preghiera. Lungo è la strada verso il mondo e il cuore si apre all'insegnamento del Padre. Lontana si scorge la sorgente che è di quell'amore divino che tutto può e tutto di luce ammanda. Nel silenzio ci giunge la sua voce che apre l'anima alla fonte della vita. Amore sboccia, cresce in un campo di bontà infinita. Si prostra l'uomo a desio di pace e forza ed umiltà diventano preghiera. Viaggia la mente come celestiale musica verso l'Altissimo e l'anima si veste di speranza. Bellissima. Complimenti, grazie. E adesso è il momento di Panella Vincenzo Domenico, viene dalla provincia di Benevento, eccolo qui, con la poesia Il silenzio di Dio. Eccolo qua, il zettino. Questa è la seconda volta che ti vedo. L'hai portata pure tu? Ok, va bene. Come vuoi, prego. No, ma noi siamo già... non scappa niente, prego. Grazie. Buonasera. Immaginate quel 27 marzo del 2020 Papa Francesco che prega in una piazza vuota. Il silenzio di Dio. L'uomo di bianco vestito apre le porte al mondo, vuoto, mentre le sue parole scivolano tra gocce di pioggia. L'umanità attonita tace, con gli occhi puntati su schermi inanimati. Ostenta la fede ai quattro lati di un mondo sconosciuto, mentre il legno di Cristo gronda pioggia come lacrime. Francesco, piegato nella preghiera, dona indulgenza pregna di pietà. Nel silenzio di quel Dio che ombra tra le nubi, chissà mai se ascolterà. Bellissima, tanto vera, purtroppo l'abbiamo vissuta tutti, vero? Grazie, e la stiamo ancora vivendo, gesto. Ci vediamo dopo, grazie. Prego, prego. Adesso ci sono le ultime due poesie. Adesso è il momento di Sbarra Andrea da Napoli. Con la poesia parlando di papi, a voce do papa, però parliamo di un altro papa qui, un papa che già è santo, prego. Questo è un santo in terra, ma questo già è un santo in cielo, prego. Ah già, tu mi pare che... Allora ti... Buonasera. Allora c'è qua, scusa, adesso le fa, mo vi faccio vedere che cosa. Buonasera. Allora, ci sono delle immagini così forti che ci aiutano a descrivere un'intera storia. E così è nata questa poesia, a voce del Papa. Una scena mi è rimasta innanzi agli occhi. E chi si scorda più quell'emozione? Il Papa ha detto, fanno un grande sforzo. Voleva celebrare la resurrezione. E si affacciava la finestra di ogni Pasqua. Con tutta la sofferenza che teneva. Una lacrima scendette in tal istante. Perché la voce a sola non si sentiva. Facendo 4-5 tentativi, non si arrendeva manco il punto di morte. Ma come fu crudele quella Dio? Io l'ero visto sempre così forte. A quando si affacciarono i primi giorni, ci conquistai dicendo due parole. Scusate se non parlo la lingua vostra. Se sbaglio, correggetemelo poco. E ha cominciato così, con un sorriso. È stato insieme a noi del 78, attraversando il mondo a nome di Dio, sfidando tanta volta pure la sorte. E quanto insegnamento, grazie a essa, ha perdonato pure a chi lo sparaia, stringeva in mano attorno crocifissa, e la fede non l'ha abbandonato mai. Ci ha accompagnato sempre passo passo, non ci volette niente a voler bene.
Una storia che ha commosso a tutto quanto, perfino a chi studia e nulla appartiene. Io sono tornato qua, mi sa sta piazza, sentiva la nostalgia della voce sua. Il Papa nostro l'hanno fatta santa, e ad ora la fenestella lo dico ancora. Benissimo. Grazie. Guarda, con l'accompagnamento delle campane, spero che si sia sentito, perché ha una voce straordinaria, lui è strepitoso proprio per questa sua spontaneità nel declamare le sue poesie. Bravo, ok, grazie, grazie ancora. Ed è il momento dell'ultima poesia, che è di Stefania Siani di nuovo, eccola qui sempre da Cava dei Tirreni, con L'ultimo tappeto di foglie. Prego. Come l'autunno ha steso il suo ultimo tappeto di foglie brunite, il vento furente ha scompigliato le chiome sparute e i nudi fusti attendono tremanti le percosse della grandine. Così il resto, padre, come l'ultimo ramo alto di questo olmo che la tempesta ha scosso e spugliato, attendo impietrita e scorticata, a rantoli respiro, mentre la burrasca sferza la chioma e il vento raduna e sparpaglia le ultime foglie rosse. A stento scanso fulmini e saette, e la pioggia che dagli occhi cala, dilaga e offusca i giorni intinti di speranze. Attendo ad occhi chiusi la quiete e l'odore salmastro che dal mare sale, cavalcando il vento. Attendo in un riposo, mentre la luce spia da uno spiraglio tra le nubi nere. Grazie. Perfetto, grazie. Abbiamo finito con le poesie, però ne tengo una sola, me la sono conservata per l'ultimo. Lei non lo sa, che è una lei. Come l'anno scorso abbiamo iniziato con Gargano Alfonso, ho deciso che ci sarà ogni anno il premio della presidenza. Una poesia che ha colpito me particolarmente. E quindi facciamo declamare anche questa poesia, a sorpresa, e dopo abbiamo un altro momento musicale e quindi continueremo, perché adesso poi magari si abbassa pure la luce, quindi facciamo dire l'ultima poesia, ed è della poetessa Russo Laura, con la poesia Inginocchiata, viene da Battipaglia, eccola qua. Premio Presidenza. No, no, perché non ti riportate gli occhiali, non ti preoccupare, qua facciamo più ingrandimento eventualmente. Certo, lei non lo sa e quindi è una sorpresa. Prego. Allora, mi dai il tuo microfono? Sì, prego. Inginocchiata, ho camminato su asfalti bollenti, su ritagli di vetro, pietruzze e conchiglie rotte. Ho sentito il dolore, le spine conficcarsi nella pelle, ad ogni passo aprirsi le ferite, il dolore lancinante, bussare, fino a farmi mancare l'aria. Ho continuato, ho camminato, mi sono trascinata lungo le siepi, appoggiata a pareti scoscese, sono arrivata a te, inginocchiata, ti ho pregato, madre, ascoltami. Bellissima. Quindi, a sorpresa, ovviamente questo non fa parte della giuria, della giuria popolare, perché è un premio a parte. Quindi facciamo già la premiazione, questa è per te. Facciamoci una bella foto. Perfetto, grazie. Grazie ancora. Prego, maestra Monica Ceruso. Adesso la giuria popolare, che ha lavorato per noi, consegna a Stefania Porraro e a Narita Infante, che fanno le segretarie della manifestazione, quindi faranno i conti praticamente. Vedremo poi a chi è stato attribuito il premio. Consegna. Ok.
Per quanto riguarda invece, prima abbiamo chiamato i membri di giuria e due persone erano assenti, adesso le chiamo, sono arrivate Anna Nazzaro da Trivalda, prego, vieni la dottoressa Nazzaro e la professoressa Rosa Bianco, venite così vi do un ringraziamento anche voi e se volete dire una parola velocissima anche voi per questa avventura poetica che tu ormai ci segui dall'inizio, per la professoressa Bianco è la prima occasione, quindi cosa vi ha dato questa bella emozione, cioè questa bella manifestazione che poi in effetti portiamo avanti da praticamente 5 anni. Buonasera a tutti, scusate per il ritardo, ci sono stati altri impegni che comunque avevano una certa importanza personale, comunque felicissima di essere tra di voi, come ogni anno veramente provo sempre lo stesso entusiasmo, forse anche di più, ma soprattutto i sentimenti che riuscite a trasmettere con le vostre poesie, sempre più cariche di spiritualità e sempre molto più veritiere al contesto sociale che stiamo vivendo. E questo veramente poi in realtà è uno stimolo a fare anche riflessioni importanti. Quindi io veramente devo ringraziarvi uno ad uno per l'importanza anche dal punto di vista proprio della, come dicevo, della riflessione, perché è uno spunto a riflettere su tanti temi che tante volte sembrano banali, oppure effettivamente la vita che è così di corsa ci limita molto. Quindi anche quest'anno devo dire che ho provato la stessa emozione, se non più forte. Ovviamente adesso ci troviamo pure in un contesto che ci fa vivere l'emozione della location dell'Orito, un'importante kermesse anche questa, perché ai piedi della Madonna di Montevergine la devozione è forte, forte per tutti, ovviamente questa kermesse la fa vivere anche dal punto di vista culturale, la cultura che ormai ad Acipea appartiene ad ampio raggio, un'associazione che ho visto nascere, crescere e fare veramente salti in alto di qualità. E per questo ringrazio Lucia che mi onora sempre, oggi io mi sento anche di appartenere in maniera più importante, visto che da poco sono diventata socio onorario, però devo dire che Lucia con la sua col suo modo di fare, nella sua semplicità, però sempre, sempre molto ospitale, generosa e con tanta devozione rispetto al tema, riesce a mantenerci tutti così uniti e vedo che ogni anno siete sempre di più e questa è una grande emozione per noi che comunque la conosciamo, ma soprattutto anche per lei stessa, quindi ad maiora sempre e auguri a tutti voi. Adesso invece diamo la parola alla professoressa Rosa Bianco da Napoli. Buonasera a tutti, io sono una new entry in terra erpina. Vi porto il saluto da Napoli e vi dico che sto benissimo qui con voi. Ci sono da un anno e ho trovato l'associazione Acipea sui social. Sono un'insegnante di italiano, laureata in lettere moderne con una specializzazione per i beni monumentali, artistici e giornalisti. Non lo posso dire alla napoletana, non ci posso pensare, sto fatto che io nata napoletana verace, a parte che me lo chiedono anche nei supermercati qua, ma voi che ci facite qua? E ci faccio, faccio tante cose belle e continuo a seminare questi semi di bellezza che mi porto dentro e ricevo complimenti quotidianamente su Messenger, su Facebook, in pubblico, in privato, da amici, colleghi. Ci siamo? Aspetta, che così riparte pure la... Ok. Perfetto. Grazie. Adesso è il momento di... Non l'ho fatta preparare, va bene. Ciapardini Nicoletta non c'è, non l'ho vista. C'è? No. De Vito Carmenò. Della Monica Iolanda? No. C'è Della Monica. Eccola qua. Della Monica Iolanda. Con la poesia. Ah, diciamo direttamente dalla pergamena. Ben arrivata. Con Sorrida Maria, eccola per te, sono caduta della concorso. Grazie, grazie ancora. E adesso è il momento di Esposito Emilia da Napoli, c'è? L'ho vista, eccola qua. Con Sono qui. Si prepara Gaita Carolina.
A te? Facciamo una foto. Perfetto, grazie. Carolina Gaita d'Avellino, eccola qui con la poesia, vediamo dal titolo direttamente dalla pergamena. L'alba che verrà. Ecco, è arrivata l'alba. È arrivata. Lucio Dalla, l'alba che verrà. Che bello. E adesso è il momento di Licata Giovanni, eccolo qua sempre da Favara, è un altro Licata, qua ci stanno parecchi, è una famiglia intera. E quindi con la poesia Cuore di Madre, eccolo qua. Cuore mamma. Anche le signore, fatto. Grazie. Grazie ancora. Morante Yolanda, non so se c'è, non c'è, Napoletana Sora non c'è, Gioconda Uliano, Gioconda non c'è, Bacillo Francesca, ritira Renato Marchese, lei è una pittrice e ha disegnato questo... Non c'è perché... Ah, non è venuto, ok, vabbè, un Padre Pio, ritiri tu per lei. Una foto qui ce la fa, poi ce la girate eventualmente. Ma dove? Ah, ecco. Devi solo prendere qua. Ecco, ok. Ok. Sì, ok. Gira la pagina. Deve premere, premere. Con forza, con forza. Ecco. Era quello avanti. Perfetto, grazie. E adesso è il momento di Rizzo Pietro da Lioni con Negli occhi miei. Negli occhi miei. Ecco, lui è venuto a San Valentino, ha guardato la kermesse e ha detto: prossimo concorso voglio partecipare. Ed è qui. Grazie. Perfetto, grazie. Anzi, colgo l'occasione, giusto un attimo, vabbè, concludo prima e poi vi parlo di San Valentino. Allora, Ceria di Festa è diventato internazionale a tutti gli effetti, perché abbiamo una sezione che è proprio la sezione degli stranieri, che è dedicata alla nostra delegata australiana che non c'è più, e quindi guardate che non è facile stare qua, non parlando. Mi sono dimenticata di Rocco. Sì, vieni, vieni. Ecco, guarda, se non ti guarda, ma no, Rocco Lucia. Ci siamo dimenticati di Rocco Lucia, ecco. Rocco Lucia ritira Adele Densa. Perdonami, ma se non te vedevo, te la davo così. No, e poi si da Lucia Rocco che ci sta portando. Un mato. Ecco, gliela porti tu, scusami. No, gliela porto a Roma. Foto veloce. Scusate, il bello della diretta, io gli anni passano pure per me, quindi qualcosa mi sfugge. Ok, abbiamo fatto ancora un altro passo avanti, adesso è grandiosa, grazie. Allora, voi dite perché stanno qua questi due poeti, e mo ve lo dico, è la prima volta che ci succede, dalla prima edizione noi facciamo la giuria popolare, ed è la prima volta che arrivano tutte e due con lo stesso punteggio, noi uno ne dobbiamo far uscire, per forza. Oh, bellissimo. E quindi si devono giocare un'altra volta, la dobbiamo far declamare per forza, perché adesso i giurati che hanno votato, ascoltandola di nuovo, voi darete un ulteriore voto. Per voi qual è quella più importante, quella più cioè quella che vince? Riascoltiamoli entrambi, Rosaria Lobono prima, con Madonnuzza mia aiutami a perdonare. Prego. Un attimo di silenzio che è un momento particolare. Madonnuzza mia, aiutami a perdonare. Di quando a giorna, a quando scura, o l'uscio da sole, o chiedo da luna, fuori di sti quattro mura volessi gridare a tutto lo mondo le mie grandi pene, contare a tutti lo mio grande tormento, di quando uomini, ma la carne, da un momento chiurero per sempre gli occhi di mio figlio. Vita della mia vita, prezioso giglio, ma vi lasciata, non posso gridare,
la gente mi pigliassi per folli, non può capire. Solo tu, madonnuzza bella, mi può compatire. Tu che avidisti lo figlio tuo benedetto, marturiato, e in tanta croce poi impiovato. Io, me figlio, lume sangue, sciato di lume sciato, lo vitti sopra i balati di nasciata, morto, ammazzato. Lo sangue di Cristo, insieme alle tue lacrime, e a chi di lo cielo, più lo calvario scinneva. Chi lo di me figlio, noi anco l'insolo tinceva, mentre dintra le mie vine scorrevano raggi e pene. Oh, madonnuzza mia, non posso gridare, tuo silenzio di la notte non mi resta che pregare. Ca, addinocchiata agli tuoi piedi, aiutami a perdonare, io non conosco l'odio e manco lo rancore, e a tutti hai dispensato solo e sempre tanto amore. Di buono e buono, sì, solo vento, forti sta sciusciando, forse, madonnuzza mia, se tu che mi stai abbracciando, ti prego, madre dallo cuore grande, abbraccia lo tuo petto, mio figlio, dacci amore, che non sentissi freddo, lontano da me cuore. Complimenti. E il regno delle due Sicilie adesso sì, aspetta qua a questo punto, prego. La scena mi è rimasta innanzi a tutti. E chi sa scorda più che l'emozione. Il Papa per te fa un grande sforzo. Voleva celebrare la resurrezione. E si affacciava la finestra di giorni Pasqua. Con tutta la sofferenza che teneva. Una lacrima scendette in un istante. E che la voce sola non si sentiva. Facette 4-5 tentativi. Non si arrendeva manco un punto di morte. Ma come fu crudele che la Dio. Io l'ero vista sempre così forte. Ma quando si affacciava i primi giorni, ci conquistare c'erano due parole. Scusate se non parlo la lingua vostra. Se sbaglio, corrigitemi un poco. E a cominciare così, con un sorriso. È stato insieme a noi 78. Attraversando il mondo a nome di Dio, sfidando tanta volta pure una sorta. E quando è sentimento, grazie a essa, ha perdonato pure a chi lo sparaia, stringendo in mano attorno a crocifissa, e la fede non l'ha abbandonata mai. Ci ha accompagnato sempre passo passo, non ci volete niente a voler bene. Una storia che ha commosso a tutti quanti, fino a chi su Dio non lo appartiene. Io sono tornato qua, mi sa sta piazza, sentiva la nostalgia e la voce a soia. O Papa nostro l'hanno fatta santa, e a quella finestra lo vedo ancora. Grazie. Adesso diventa difficile pure per la giuria, allora a questo punto date solo la preferenza alla poesia che vi ha colpito di più, sono sicuramente tutte e due belle, tutte e due valide, voi direte mi piace questa piuttosto che quella, quindi votate una sola persona, ok? Voi intanto siete entrati a posto, nel frattempo guardiamo la situazione, incominciamo a dare i premi e vediamo dopo chi dei due ha vinto. E adesso è il momento di dare i primi premi, però io vorrei a questo punto, non abbiamo parlato dell'arte, di solito lo faccio all'inizio, però incominciamo dall'arte proprio, si sono classificati, tutti bravi per quanto mi riguarda, lo vedrete anche dall'antologia, però dal numero, anche dal numero dei premiati si sa quanti hanno partecipato rispetto a... cioè se è un numero minore sicuramente non ci sono state grandissime partecipazioni e quindi giustamente sono più penalizzati anche gli artisti, però in questo caso abbiamo sei vincitori e io inizierò dall'arte dai premi speciali in questo caso e li chiamo e poi presentiamo anche la loro opera, quindi partiamo con il premio dedicato per la prima volta all'abbazia di Loreto. Ci vorrebbe qualcuno dell'abbazia che non c'è, non so come facciamo. Chiedo a Stefania Porraro, il mio soccorso. Ci vorrebbe qualcuno dell'abbazia, come facciamo per dare questo premio? No, se no facciamo
E teniamo il comandante qua, non facciamo fare niente. Sì, certo. Scusate, comandante, mi fa piacere per fare la premiazione. Fate un po' le veci del... Dai. E non ci sta il sindaco, non ci sta l'abate. Ci sta un'autorità che sicuramente merita. Poi non sto rendo l'idea. Diciamolo, insomma. Allora, vince il premio speciale Abbazia di Loreto Chetti Siani con il volto di Maria, che è questo bellissimo dipinto su ceramica. Complimenti. Questa di voi. Sì, sì, ma non si mette davanti, per favore. Complimenti, voto. Ok, perfetto, grazie. Non vi pare... sei ve ne toccano. Ok, ve lo dico, così non vi scorre, non vi muovete vicino a me. Ok, passiamo al secondo premio speciale, che è Carbone Maria Cristina con Sono con te, e la sua opera è questo bellissimo Padre Pio che abbiamo lì. Complimenti. Guardate voi. Grazie. Complimenti. Foto. Va bene, va bene. Non lo dire, marito lento, scusate. È andato. L'ho detto. Fai poca impressione vicino a un maresciallo. Fa impressione, immaginatevi io. Ok. Allora. Ok, perfetto. Dunque, il prossimo premio è Pierantozzi Luigi con Resurrezione, ed è questa bellissima opera d'arte tridimensionale fatta sul legno d'ulivo. Complimenti, la vuoi prendere in mano? Prendi anche la tua statua, la tua scultura, scusami. Pergamena. Ecco qui. Foto. Grazie per gli applausi, ero talmente impressionato. Complimenti. E adesso passiamo alle motivazioni, quindi iniziamo con la motivazione. Quindi tu diventi centrale, leggi la motivazione. Non vi muovete, perché pure lei vuole la foto vicino a voi. Chi si può? Non mi faccio portare la foto vicino a me, lo trovo ritto. Terzo classificato. Madonna del Riposo. Rielaborazione più cromatica che formale del celebre dipinto del Ferruzzi. Appunto è il colore che crea un'altra visione, originale, surreale, ma nel contempo moderna. Le tonalità quasi fluorescenti illuminano ed esaltano la forma, donando un incantevole e dolce torpore luminescente. Complimenti, eccola qua, guardate quanto è bella. Non te ne scappare. Ci sono tante qua. Non esageriamo adesso. Foto. Che sembra, metti che mi piacciono a me, scusate, mi diverto. È bellissima la motivazione. È bella? Allora, la motivazione, diciamolo, per l'arte, ovviamente opera del maestro lì, Renato Marchese. Complimenti, anzi gliela possiamo anche dare così se la porta nel ricordo, ok? Perfetto. Questo è per te. Eccola qua, scusa. Perfetto. Grazie mille, abbiamo fatto un po' di confusione. L'opera ce la teniamo un altro poco, scusa, fa da cornice, è bellissima, grazie. Complimenti, un applauso. Adesso il secondo classificato, senza microfono. Vai con la motivazione. Omaggio al Cantico delle Creature. In primo piano, la figura del santo si erge imponente, ma lascia spazio a uno scorcio prospettico paesaggistico dove, nel punto più lontano, si scorge la Basilica di Assisi. Volteggiano nell'intorno, in una danza tra il magico e il surreale, i simboli sospesi dei quattro elementi: aria, acqua, terra e fuoco, concependo una stretta connessione tra il microcosmo umano e il macrocosmo naturale. Bellissima, complimenti.
questa è Laura, state vicino a me, che state pure voi, che sono i grazie. Una foto bella. Sì, sì, tranquilla. Panoramica. Panoramica. Siamo un po' al buio, non so se grazie. Si vede. No, no, come no? Grazie, grazie a te, complimenti, la rimettiamo. Questa è una macchina che lavora molto bene al buio, guarda. Pesce piccolissimo, ma guarda come... Primo, sì, tra le braccia del padre. Piccolo flash, se ci metti... Una torsione accennata acclude due figure simbiotiche accomunate da uno struggente sentimento d'amore e pacificazione. La struttura verticale è la forza di la forza di un modellato incisivo, solo in parte addolcito dalla levigata patinatura. Donano alla composizione felice resa plastica e grande forza espressiva. Complimenti. Tra le braccia del padre, questa è la scopera che ha scritto ancora una volta il nostro concorso. L'ho fatto io tutto e tre. L'ho scritto io tutto e tre. Quindi ha vinto anche la copertina dell'antologia. Ancora? Quanto ne e come ogni anno questa antologia va ad ingioiellare, io dico sempre, la biblioteca dell'Abbazia del Loreto, perché tutte le altre edizioni stanno qui e quindi sono a disposizione. Sì, ma Modesto basta però, sempre lui. Ce lo siamo imparati a memoria. Vai. Complimenti, grazie. Perfetto. Sì, se mette questa così, benissima, benissima. Scrivere è molto, molto più facile che parlare. Io non sono affatto un buon oratore. Grazie, grazie ancora. Adesso la faccio aiuto. Poi magari ci vediamo dopo. Perfetto, adesso passiamo alla sezione. Ho messo tre giorni a fare B o A. Cosa vogliamo dire? Facciamo prima la B. Sono piaciuta, meno male. Ok. Va? Dite sì, no, io. Ah, oh, con queste mascherine, no, io almeno vi guardo con labiale, ma manco con labiale vi posso guardare. Ok, incominciamo con la sezione A. Quindi, io avevo una scaletta in mano, non ce l'ho più. Eccola. Ovviamente chiamo. Chiamo il premio, voglio avvicinarmi ovviamente, il sindaco non c'è. Diamo una domanda, eh sì, perché è una bella donna, scusate, è un bel uomo fa una bella donna, facciamo fare l'uomo, capisci ma me. Prego. Io. Vi tocca, ormai non c'è il sindaco, non c'è l'abate, scusatevi. Ecco, appello, perfetto. Chiamiamo il premio Città di Mercogliano, che lo vince Cetti Perrone. Eccola qua, la bella siciliana. Grazie, gentilissimo. Perfetto. Adesso è il momento di... Vi chiamerò ovviamente da sotto al podio, chiaramente. In questo caso chiamo De Simone Antonio con Madonna di Montevergine. Voglio i giurati vicino a me, tu, visto che mi passi... Anna Nazzaro, vieni Anna. Facciamo un po' per ciascuno, un po'... Vi chiamo un po' per volta. Così consegniamo. Carmelina si incomincia a fare più avanti, che ci vuole un po' più di tempo, quindi vieni più avanti. Aspetta che te la consegna la dottoressa Anna Nazzaro, grazie. Foto. Perfetto, grazie, complimenti. Chiamiamo Iannuzzi Gennaro con Mamma Schiavona. Eccolo qua, mettiamolo in mezzo. Complimenti. Adesso è il momento di Guadagno Teresa con Abbi Cura, eccola qui. Complimenti.
mattina si alza. Perfetto, grazie. E adesso chiamiamo invece la professoressa Di Paolo, Carmelina, la nostra vicepresidente, e premiamo insieme Maglio Maria Assunta. Eccola qua, consignura di Lumondi. In mezzo, mettiamola in mezzo, vieni qua, perfetto. Foto. Ma non le passo tutte, quindi il tempo che dovete fare voi le foto, noi siamo qui 3 ore così, magari facciamo prima, non vi preoccupate, state tranquilli, complimenti. Adesso è il momento di Danna Antonio, però ritira Antonio Botta, eccolo qui. Lo mettiamo in mezzo, quindi va in pupilla. Ok? Grazie a te, so che devi... No, no, sì. Prego. Ok. Grazie. E Tancredi di Cecilia con preghiera alla Madonna di una mamma russa e una mamma ucraina. Eccolo qua. Mettiamo sempre in mezzo. Rosaria Zizzo. Perfetto. Grazie mille. Non ve lo portate. Rosaria Zizzo, eccola qua. Premiamo altri poeti. Quindi Vignola Iris. Dalla Spezia i sacri tuoi piedi prostrata. Eccola qua, consegna Rosaria Zizzo. Perfetto, grazie. È il momento di Cimino Annalena, che non c'è, però ritira Alfonso Gargano con Madonna della Grotta. E noi approfittiamo per salutarla, che sicuramente ci sta vedendo. Eccolo qua. Eh? Certo. Tu mi sa che ti metti qua perché so che devi tornare ancora. Ok. Perfetto. Grazie da parte di Annalena. Grazie, lo so. So che doveva essere qui con noi. Ci voleva anche una bella parrucca. Grazie. Anche, giusto. Adesso è il momento di Cabriglione Eva, la bella madre, complimenti, da Baiano. Io se qualcosa mi ascolto prima, poi mi ricordo, perché è il primo laggio che era in Baiano. Scusate, cerchiamo di stemperare un po' la stanchezza, che ormai siamo alla fine, quindi non vi preoccupate, abbiamo fatto prima del previsto. Anche il tempo si è calmato. Almeno il vento c'è. La gonna è per tuo posto. Ha fatto tribolare, grazie. Gentilissima. E adesso è il momento di Pietro Loredana con Lettera alla Vergine Maria. Ecco la bella napoletana, l'anno scorso è stata sul podio, Sì, eri terza, seconda, che eri l'anno scorso? Terza classificata. E adesso comunque sei sotto il podio. Prego, complimenti. Grazie, grazie ancora. E adesso è il momento di Kundari Maria Clotilde, o Rimorso, da Napoli, eccola qua. E si prepara un altro giurato. Rosa, se sta qua. Rosa Bianco, vieni. Ok. Grazie, grazie a te. Adesso Paradiso Santina con Madonnuzza Talia ritira Cetti Perrone. Anzi, la salutiamo, cogliamo l'occasione per salutarla.
dopo. Ti chiamo, tu devi venire da giù. Certo, adesso metti qua. Perfetto, grazie. Dopo. Scusa, il podio, momo fa. Dove vai, Rosa? Ti sei spaventata? Non ti preoccupare, qualche altro, almeno un paio te li faccio. Adesso passiamo alla sezione B e poi chiamiamo i voti. Tutti i premi importanti li chiamiamo alla fine. E allora, per la sezione B abbiamo il premio prologo, quindi in questo caso voglio la dottoressa Porraro vicino a me, con la poesia Abba, Vincenzo Cerasuolo. Eccolo qua. Aspetta, questo premio qua facciamo andare a lei, perché è prologo, è il suo premio. Prego, complimenti. E non volevi venire. Vedi chi ti faccio, da chi ti faccio premiare. Non potevi, lo so che non potevi. Perfetto, grazie. Grazie, sono contenta che stai qua. Allora, sempre per la sezione B, abbiamo Gargano Alfonso con San Lorenzo tra sacro e profano. Eccolo qua. Senza angheggiare stavolta, giusto? Oh, quello anche lo stesso. No, non angheggiare, no, come c'è? Basta, c'è una poesia. E dopo anche un bel bacio dalla signora. Perfetto, grazie a te. E adesso ti fermi tu vicino a noi. Grazie Rosa. Facciamo consigliare a te perché sei un'altra giurata. E quindi diamo il premio a sempre Paradiso Santina per la sezione B, il miracolo della vita, ritira Cetti Verrone. Vieni Cetti. No, rimango lì, che faccio? Non lo so, mi devi dire qualche altro. Ma pare che forse così. E quindi si fermati dopo di comunque. Ma se ti facciamo fare questa sfilata, c'è stata gente che insomma fa più sfilata apposta. Grazie. Momento di Licata Melina verso la luce. Eccola qua. Complimenti. Perfetto, grazie. È il momento di Baragona Angelo, incontro con Dio. Vieni Angelo. Eccolo qua, veloce. Ecco. Foto. Perfetto, grazie. Nicola Branchi, eccolo qua, con Forte stringerò la tua mano. Sì, eccolo qua. Bravo. Grazie, complimenti. Ok, e adesso Angela Bono, dove sta? Se n'è andata? Vieni dalla pastosa sfilata. Angela Bono ritira Cetti Verrone, quindi salutiamo Angela Bono che purtroppo ha preso il Covid e sta ancora in Covid, quindi un salutone ad Angela con Frati in Cristo. Ecco qua, no, è l'ultima, quindi non ti facciamo sfilare più. Stasera
Perfetto, grazie. Basta più. Adesso voglio vicino a me la vicepresidente, perché incominciano i premi più importanti. Comunque, Landrelli Paolo, con Beni Signori. Eccolo qua. Così diamo la Carmelina. Ecco qua. Grazie. Complimenti. Perfetto, grazie. Complimentissimi, grazie. E poi il momento di Panella Vincenzo Domenico con Il silenzio di Dio. Eccolo qua. Sempre di là, così lo mettiamo in mezzo. Complimenti, un po' di applausi, incoraggiamoli, perché loro non possono sfilare. Capitano. Almeno vi faccio un bel applauso. Ok, complimenti. Perfetto, grazie. A voi. E Elvio Angeletti, che non c'è, ma ritira il professore Mario Baldassarre. Spero ci sia. Eccolo qui, sta arrivando. Con Penso tra le parole, salutiamo anche il nostro amico. E grazie al professore che è venuto qui a ritirare apposta per lui. Prego. Elvio Angeletti, porti i saluti di Elvio Angeletti. Sì, ma... grazie, gentilissimo. Ce lo saluti anche da parte nostra. Perfetto. Grazie ancora. Grazie. Saluti anche tu. Ok, adesso è arrivato il momento del podio, però io mi devo fermare giusto 2 secondi, quindi Monica ti rimetto al lavoro. Comandante e la vicepresidente dell'associazione Cipè insieme a me, quindi ripremiamo tutti insieme. Se vediamo, serve un consacrato, come facciamo? Lo facciamo diventare consacrato capitano? No, se mi volete consacrare? Però... dei secoli fedeli. Ma è un giuramento, quindi sicuro. Dei secoli fedeli. Vabbè, comunque, allora adesso passiamo al chiedo scusa, al ma sta cosa si può mettere vicino a Barzelletta pure, nel frattempo. Ok, allora adesso passiamo alla sezione A. Facciamo prima, senza che lo prendo, mi hanno capito a poco queste ragazze, facciamo la motivazione intanto. Terzo classificato, sezione A. Passo dopo passo, di Vecchione Claudio da Tripanda. Un cammino di speranza e di fede, che ha la profondità di chi sa guardarsi intorno e cogliere nelle meraviglie della natura e nella bellezza del creato l'amore di chi vigila sulla valle che porta ai suoi piedi. Colpisce la tenerezza del poeta, che del cammino verso la Madonna non sottolinea la fatica per raggiungerla, ma solo la gioia di ricevere la grazia del perdono. Complimenti. Dov'è? Ma vuoi pure la moglie vicino? Forse si ferma, si sei spaventato, di la verità. No, è proprio così, è timido. Ok, allora questa te la devi tenere tu, perché la motivazione. Non essere timido, tu ti vuoi associare alla Cipè, ma come ti associa alla Cipè? O ti vedi come noi, non si fa niente. Una foto tutti insieme. Grazie, complimenti. Continua così, passiamo al secondo posto, quindi con la motivazione. Ovviamente le nostre motivazioni per quanto riguarda la sezione A e la sezione B sono state curate dalla dottoressa Francesca Falco, che è proprio lei che le sta declamando. Prego. Di Siani Stefania, Il silenzio dell'assenza. Un percorso introspettivo difficile e doloroso che scaturisce da un pentimento sincero e accorato, quello di una figlia ai margini di un baratro che chiede disperatamente scusa a sua madre per tutte le volte che ha ignorato il suo dispiacere e il suo desiderio di aiutarla quando era ancora in vita.
Dolorosa e toccante, intensa e fiduciosa, la preghiera d'amore che questa figlia pone nelle madri della Madonna dell'Avvocata, e sarà lei a fare strada maestra della riconciliazione, concedendo ad entrambe il dono del perdono. Adesso il primo posto. Il primo posto lo conquista Rosaria Lobono. Eccola qui, la bella siciliana con Madonnuzza mia, aiutami a perdonare. Complimenti. Complimenti. A voi. Vedete voi, ok? Motivazione. Madonnuzza mia, aiutami a perdonare. Commuove profondamente il dolore di questa madre che ha perso il figlio per un omicidio. È un dolore inesprimibile, lacerante, annienta. È un dolore intimo, un grido muto, uno sguardo supplice in assonanza di sofferenza all'addolorata. Tutto questo dolore diventa preghiera, richiesta di aiuto per perdonare gli assassini di suo figlio, che lei affida all'abbraccio della Madonna, perché non senta il freddo per la sua mancanza. Allora, io l'anno scorso sono stata a questo concorso, alla premiazione dell'anno scorso, ho vinto il secondo posto, ma sono stata molto attratta dalla Madonna di Mercogliano, di Montevergine, e dissi a Lucia: un altro anno verrò, qualsiasi posizione io verrò e porterò mio marito. Brava. Ed è qua. Però quest'anno ho mandato la poesia all'ultimo minuto, perché non avevo una poesia da inviare, e ho detto vabbè, niente, vuol dire che non devo partecipare, no? E invece l'indomani mattina mi sveglio e inizio a scrivere e viene fuori questa poesia. Vuol dire che la Madonna, io credo, ho fede, mi aspettava. Assolutamente sì. Grazie. Complimenti, grazie. No, adesso passiamo dove all'altra sezione. Signora, non ho fatto la foto. Ah, non abbiamo fatto la foto? E che hai fatto fino a mo'? No, e non vi siete messi. Noi temporeggiamo apposta. No, è colpa vostra perché non scusate, vi siete messi. Scusate, ma che ne sono? Che ne sono? Le nove, questi ci cacciano pure. Forza. Dai, questi sono... Forza. Dai che siamo venuti. Adesso... Grazie, ma sono le 20 o sono le 21? Scusate. Ah. Ok, no, abbiamo fatto, siamo stati bravissimi. Adesso è il momento del terzo classificato, leggiamo intanto la motivazione. Terza classificata, sezione B di D'Amore Matilde da Terracina, Tedeum. La forza e la crudezza delle immagini evocate dai versi si contrappone alla profondità e alla compassione dell'amore di Dio, che accoglie e consola l'uomo, fragile o fallace, umile o superbo, buono o cattivo. Dio non respinge, mai, se lo si prega. Abbraccia chi lo invoca e chiede perdono per i suoi errori, conforto per le sue sofferenze. Complimenti. Fermi. All'ultimo, quasi all'ultimo momento ho detto no, voglio partecipare con Lucia perché parla della Madonna e potevo parlare anche di altro. Questa poesia è un Te Deum, è una preghiera che rivolgo al Signore, quindi anche alla Madonna, affinché entra nei cuori dell'uomo, che anche guerra cessi, che queste brutalità non si devono più sapere e che possa colpire il cuore degli uomini dove non muore mai l'uomo. Brava, brava. Una foto, foto. Perfetto, eh!
hai fatto da guai e venire, ho potito del tu direttamente, mamma mia. Io grazie. Grazie a te. Secondo posto, leggiamo prima la motivazione. Prego. Sbarra Andrea da Napoli, a voce do Papa. In questi versi si rinnova con commozione il ricordo di un uomo che ha saputo farsi santo, ci ha insegnato in maniera semplice che solo attraverso l'amore per il prossimo e testimoniando la fede con il dono della propria vita ci si pone veramente al servizio degli altri. L'atto di affidamento alla Madonna, totus tuus, e il suo carisma lo hanno reso capace di parlare ai cuori di tutti i popoli del mondo. La sua voce ha saputo essere dolce ma anche ferma, tenera e potente, ha accarezzato e intimato, indimenticabile. Siete? Prego. Grazie e complimenti ancora. E il primo posto, dulcis in fundo, Stefania Siani, eccola qui di nuovo sul podio, complimenti, con l'ultimo tappeto di foglie. Stefania Siani, l'ultimo tappeto di foglie, simile all'ultimo ramo di olmo scosso dalla furia della tempesta, in balia della burrasca. Così si descrive l'autrice, spaventata da tante asperità, impietrita e scorticata per le difficoltà. I suoi versi esprimono una gran sofferenza, i cui segni nel tempo hanno scavato nell'anima solchi profondi. Arriva tutto il disagio e la paura per un presente che sembra non lasci presagire nulla di positivo. Ma non è così. La chiusa è un fiorire di speranza, un atto di fede nell'amore del Padre. Attendo ad occhi chiusi la quiete, la luce, uno spiraglio tra le nubi nere. Complimenti, foto. Grazie. E adesso voglio vicino a me soltanto perché abbiamo gli ultimi due premi. A questo punto me lo riservo, scusatemi, e mi riservo la presidentessa della Proloco perché hanno a che fare con Mercogliano. Quindi Carmelina, ti puoi accomodare? Grazie. Ecco a te. Piano piano guarda a terra. Benissimo. E allora abbiamo il vincitore della giuria popolare. Chi ha vinto secondo voi? Madonnuzza Mia. Madonnuzza Mia di Rosaria Lobono. Eccola qui, giuria popolare. Ha fatto incetta di premi, ecco qua, complimenti. Bravissimo anche l'altro perché erano a pari merito e per forza di cose abbiamo dovuto fare una scelta. Questo perché non voleva partecipare. E meno male. Ha portato il camion per caricare tutti i premi. Ma perché c'era il marito, ha fatto vedere come funziona la cosa. Dice così l'anno prossimo non mi lasci più da sola, vieni con me. Ok, grazie mille. Io a questo punto dico no, dico pure diamo anche la medaglia del Papa, ci voleva. Sembra l'abate. Non c'è. Che non c'è. Allora a questo punto abbiamo la medaglia del Papa. Chi ha vinto la medaglia del Papa? Siamo curiosi. Ovviamente, il Papa. Come ben sappiamo, la medaglia del Papa va alla persona, cioè ai primi i due classificati della sezione A e B
quelli che si sono praticamente disputati ai punti il voto più alto. Allora, abbiamo Rosaria Lobono con 539 voti su 700 e Stefania Siani con 565 e 700, quindi vince Stefania Siani, la medaglia del Papa. Complimenti. Ha fatto incetta di premi, sì. Complimenti, complimenti a tutti. Facciamo l'ultima foto, i saluti, non andate via. Complimenti. A voi che siete bravi. Perfetto, grazie mille. Diciamolo. Sono un cavaliere templare, una dama templare in realtà, quindi sono onorata veramente dal cuore. Dal cuore. In questo momento sto vedendo Salvatore Vena, poteva essere uno di quelli. Salvatore, vieni da fare la fotografia a noi, scusa. È un diacono, scusa, ma facciamolo da fotovolante. Volevo allora innanzitutto dare appuntamento all'anno prossimo, vi aspettiamo sempre il giorno, praticamente la domenica più prossima alla festività della Madonna, perché domani è la festa della Madonna. Vieni Salvatore, facciamo una foto insieme a te. Ringrazio tutta la giuria, ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio tutti il comandante, la proloco, la maestra, il maestro in questo caso si dice, Monica Ceruso, che adesso ci saluta con un pezzo. Scusate, ma perché state già lì in piedi? Mi accennate. Si siete stancati? Allora, guardate, facciamo così. La vincitrice è anche una cantante, perché è un'artista poliedrica. La vogliamo ascoltare in un canto? Sì. Così ci salutiamo con un suo canto e vedete pure che cosa è capace di fare questa donna, ok? Vai. Ok. Grazie, è stato straordinario.